Una strada in festa, giocolieri, musica, balli, mercatini e tantissime bancarelle con oggetti artigianali, lavori e giochi proposti dai bambini e dalle associazioni di volontariato per raccogliere fondi da destinare a progetti benefici. Ma soprattutto tanta allegria e tanti sorrisi fra la gente che si è ritrovata in strada in occasione dell'Abba Road, la festa che ha animato ieri una delle vie del quartiere Savena. Un'iniziativa organizzata e voluta da tanti attori, i residenti, i commercianti della zona, i bambini delle scuole Sanzio, ma supportata anche dal patrocinio del quartiere Savena. Tutti animati dal comune intento di rivitalizzare quella zona in particolare e ritrovare lo spirito di condivisione. È la prima volta che vediamo una cosa del genere, ci sono tutte le generazioni e tutte le etnie, allora è molto piacevole stare qua. Molto fantasiosa, molto allegra, divertente, anche grazie alla giornata che si è aperta, ma vedo molta partecipazione, prima volta che vengo in Viabba, ma mi è piaciuta molto. È una bella cosa, a me ne si fa divertire i bimbi, tutte le persone. È la prima volta che partecipa? No, sempre perché io abito qua. Ci si riesce a vincere la pigrizia? Queste sono bellissime iniziative per stare insieme. Ci si rivede fra quelli che, non so, portano i figli a scuola, ci si conosce magari poco e è l'occasione per approfondire un po' queste conoscenze. Come la trova questa iniziativa? No, molto bella, sì, ci voleva perché la strada comunque al di fuori della scuola non offre nient'altro, qui i negozi sono tutti chiusi, purtroppo la crisi si è fatta sentire, queste iniziative, soprattutto con i bambini che vengono coinvolti, mi sembra molto bella come cosa. È anche utile per riqualificare un po' il quartiere? Tutto, soprattutto quello, perché così tutta la cittadinanza viene coinvolta e bene o male conosce la realtà, se anche vengono fuori, da fuori il quartiere, conoscono anche questa realtà, viene un po' valorizzata.